Lo sport, soprattutto quando si raggiunge i 40 anni, è bene continuare a farlo. Lo Sport Master è il momento di crescita verso un'anzianità di tutti. 15 discipline obbligatorie, 17 facoltative, 3 discipline paralimpiche, 2 campionati europei di specialità, handball e floorball, 10.000 atleti over 35 in gara in 60 sedi, a Torino, in altri 11 comuni della città metropolitana e in 2 della provincia di Vercelli, 80 eventi sportivi da sabato 27 luglio a domenica 4 agosto. Sono i numeri che sintetizzano le dimensioni e l'importanza agonistica, turistica e sociale degli European Master Games che approderanno a Torino nell'estate 2019, 6 anni dopo un'edizione dei World Master Games che è rimasta nella memoria di tutti i partecipanti come un evento irripetibile. E invece l'appuntamento si ripeterà perché i giochi europei dei Master in realtà sono open e quindi sono attesi sotto la mole atleti provenienti anche da altri continenti. Il programma dei giochi è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Madama. La città di Torino e i comuni di Avigliana, Candia, Cirié, Fenestrelle, Fiano, Giaveno, Grugliasco, Ivrea, Rivoli, Settimo Torinese e Venaria sono già al lavoro sia per l'accoglienza degli atleti e degli accompagnatori, sia per rendere piacevole e indimenticabile il loro soggiorno in Piemonte. I giochi mondiali del 2013 hanno lasciato un'eredità positiva. Quello che vorremmo cercare di replicare è una buona organizzazione e alla quale dovrebbero conseguire anche dei buoni numeri. Torino è stata accolto i 60.000 persone dei World Master Games in un modo eccezionale. Tant'è vero che molti andandosene hanno rilasciato delle indicazioni sul fatto che avrebbero potuto ritornare a Torino. Questa vocazione turistica dei giochi dei Master non è legata a un territorio specifico, ma si allarga a tutto quello che è il Piemonte. Abbiamo avuto gente che è andata nelle Langhe, gente che è andata nell'Astigiano, cioè c'è stata veramente una diffusione nel territorio piemontese. Con baricentro ovviamente Torino. La città metropolitana è all'interno dell'associazione, quindi è motore di quello che è la promozione del territorio. All'interno di questa associazione si andranno a promuovere territori, comuni e impianti sportivi a livello di città metropolitana, consentendo a tutti i cittadini di poter beneficiare di questo grande evento, che è un evento a livello europeo che consentirà di avere delle persone, quindi avere dei atleti a gareggiare sui nostri impianti sportivi.